sotto. Ma bruciata, ma bruciata, ma brucia pronto, tutta la caccia di somma, ma brucia pronto, ma bruciata, ma bruciata, ma brucia pronto, pronto, pronto. Su. Ma bruciata, ma bruciata, ma brucia pronto, tutta la caccia di somma, ma brucia pronto, ma bruciata, ma bruciata, ma brucia pronto, pronto, pronto. Buonasera a tutti, buonasera Marco. Buonasera a tutti voi. Allora, ci sono delle persone, dei sacerdoti che fanno parte della Chiesa, molto coraggiosi, che a volte attraversano periodi difficili come guerre o dittature al fianco degli ultimi e ne pagano spesso con la morte le conseguenze. Vogliamo parlare questa sera, iniziare questa puntata dedicando un piccolo spazio a una di queste figure che fu operativo a San Salvador, che fra poco sarà beatificato. E stiamo parlando di Oscar Romero, che per i più è uno sconosciuto. Quindi vogliamo approfondire un po' di chi si tratta, Marco. Ma si tratta dell'arcivescovo di San Salvador. Il Salvador è un piccolo paese latinoamericano, molto importante comunque, che negli anni 60 e 70 ha attraversato, come tanti paesi del Centro America, una storia violenta, burrascosa, dove i partiti erano in realtà partiti regime, che appartenevano alle famiglie latifondiste più ricche del paese e che spesso, con la copertura, no, internazionale degli Stati Uniti, usavano l'esercito, la polizia, la violenza come metodo per impedire che si formasse una realtà sociale più reattiva, più attenta soprattutto ai diritti sindacali, ai diritti politici, ai diritti civili e umani. È in questo contesto che nasce in gran parte dell'America Latina un movimento che è un movimento progressista, che fa parte diciamo del movimento di liberazione dei popoli del Sud America e del Centro America, che ha avuto anche da parte di almeno alcuni sacerdoti e teologi della Chiesa Cattolica forte appoggio. È in quegli anni che nasce la teologia della liberazione, che si mette a fianco dei poveri e che legittima anche le proteste sociali, le proteste per ottenere i contadini la terra e così via. Nel Centro America El Salvador è attraversato anche lì da questi movimenti. Il partito di governo, il partito di regime in quegli anni, negli anni 70 e 80, si chiama Partito Arena, è un partito di centrodestra e sempre più di destra nazionalista, e non riuscendo a controllare sempre, no, le spinte sociali, i contadini che si ribellano e alcuni sacerdoti che li difendono nei diritti al lavoro, nei diritti chiedendo la riforma agraria, usano anche, magari molti telespettatori giovani non lo sanno, veri e propri eserciti privati che erano proprio pagati per uccidere in modo selettivo, diciamo così, le persone che in qualche modo, perché intellettuali, perché politici, perché sindacalisti, perché sacerdoti, no, li difendevano. Bene, in quegli anni in San Salvador Oscar Arnulfo Romero è un sacerdote molto moderato, molto religioso, molto spiritualista, e viene scelto, no, per affiancare l'arcivescovo di allora di San Salvador, e così questo sacerdote, teologo, molto spiritualista, molto diciamo legato alla tradizione religiosa cattolica, è costretto a fare i conti, no, essendo l'aiutante del vescovo di San Salvador, con la realtà sociale. Si rende conto che la realtà sociale è spaventosa, che i poveri sono sfruttati e spesso sono anche uccisi, che i battaglioni della morte privati in modo selettivo ammazzano le persone, e così anche un suo carissimo amico, Rutilio Grande, viene ucciso. E comincia quindi a capire che deve prendere parte per i diritti dei più poveri. Quando viene nominato vescovo e arcivescovo di San Salvador,
la parte conservatrice, le grandi famiglie latifondiste di quel paese sono contente, dice abbiamo uno dei nostri, abbiamo finalmente uno che non romperà le scatole e si metterà a fare semplicemente, no, diciamo così, liturgia. E invece si sbagliano, perché questo sacerdote e questo vescovo mette al primo posto il Vangelo e comincia prediche infuocate a difendere il diritto alla vita dei contadini, il bisogno di giustizia sociale. E quando il partito Arena, no, manda questi gruppi militari e militarizzati a uccidere i contadini, perché lì siamo di fronte in quegli anni a scelte drammatiche, per esempio i contadini in un paese vicino alla capitale si riuniscono a pregare in una chiesa e lì i sacerdoti organizzano una protesta per ottenere giustizia sociale e il governo, con questa dittatura apparentemente, no, di libere elezioni, ma in mano ai latifondisti, agli agrari, mandano l'esercito e massacrano dentro la chiesa 200 persone inermi, donne e bambini, mentre pregavano. E allora è chiaro che Oscar Arnulfo Romero diventa il megafono, la voce durante le omelie, e con la sua radio critica il governo, chiama tutti assolutamente a rispettare il Vangelo, i diritti umani e i più poveri, e soprattutto, e arriviamo quasi alla parte finale della sua storia, si rivolge ai giovani che sono parte dell'esercito ufficiale e dei corpi di polizia del San Salvador, dicendo: guardate, in nome di Dio voi avete diritto di non ubbidire ai vostri capi, ai vostri generali, se vi comandano di sparare sulla folla e di sparare sui contadini inermi. E questo gesto di sfida al governo dittatoriale del partito nazionalista di destra Arena e ai latifondisti viene considerato inaccettabile. Nei processi che ci saranno successivamente verrà dimostrato che è stato proprio D'Aubusson, il capo del partito Arena, a dare l'ordine di uccidere il vescovo Arnulfo, Oscar Arnulfo Romero, e nel 1980, mentre lui sta proprio, perché aveva anche rinunciato a un palazzo vescovile che gli agrari volevano costruirgli ed è andato invece ad abitare dove c'era una piccola ospedale e chiesa per i malati terminali di cancro, e mentre lì a celebrare la messa e alza l'ostia, appunto un emissario gli spara, lo colpisce alla gola, alla giugulare, e Oscar Romero viene ucciso proprio mentre celebra la messa. 1980, passano tanti anni e finalmente adesso Papa Francesco ha accelerato il processo di beatificazione e il 23 maggio, quindi fra pochi giorni, in Salvador verrà ufficialmente annunciato che Oscar Romero, il vescovo dei poveri, il vescovo dei diritti umani, il vescovo del Vangelo, viene beatificato, viene indicato come beato dalla Chiesa Cattolica in modo ufficiale. Tra l'altro è considerato martire anche da gran parte delle chiese protestanti di tutto il mondo. C'è da dire che non è una cosa così scontata, perché sappiamo che ha avuto anche dei problemi con la stessa Chiesa, col Vaticano. Assolutamente sì. Quando nel 1978 viene in Italia, a Roma, lui aveva anche studiato da giovane a Roma, Oscar Romero viene a Roma, viene trattato molto freddamente dalla Curia Vaticana e sente che ci sono dei pregiudizi, per cui ancora è vivo Paolo VI, a Paolo VI consegna una lettera in cui dice: perché avete questi pregiudizi verso... Loro lo accusavano di essere comunista. Loro lo accusavano di essere comunista, marxista, di sinistra, perché in quegli anni tutti quei sacerdoti che erano dalla parte dei poveri in America Latina, a Roma la curia pensava che fossero tutti o della teologia della liberazione o comunque tutti marxisti e di sinistra. E Oscar Romero, che pure amava molti sacerdoti e rispettava molti teologi come Sobrino, che è un grande teologo della teologia della liberazione, in realtà lui
rispettava questi sacerdoti e questa teologia della liberazione, ma lui in realtà partiva da una totale ortodossia nei confronti di Roma. Era proprio il Vangelo, era proprio la parte dei poveri che lo portavano ad essere così radicale e così chiaro nel denunciare e la violenza della dittatura. Beh, d'altra parte bisogna dire che ci sono alcune frasi che si vedono, ho visto una volta una frase scritta e c'era scritto Gesù è comunista. Sì, è chiaro che chi segue il messaggio di Gesù effettivamente può incarnare anche... Beh, ma assolutamente, però diciamolo che tra Papa Francesco e personaggi come Oscar Romero c'è una continuità, perché anche Papa Francesco, da parte addirittura di stessi credenti, viene considerato di sinistra, marxista, non comprendendo che se uno è davvero interprete del Vangelo nella società di oggi, ma come fa a essere d'accordo con una globalizzazione che ruba le terre ai contadini, che espropria, che non crea lavoro, che sfrutta e che, come dice Papa Francesco, crea di questi ultimi, di questi poveri, degli scarti umani. Ebbene, ma questo deriva da questa lettura che potremmo dire radicale, evangelica, e è chiaro che ancora oggi lo stesso Papa Francesco nel mondo cattolico non è che abbia proprio il massimo di consenso. Infatti ci sono alcune frange cattoliche che lo criticano esplicitamente e qualcuno addirittura recentemente ha scritto dei libri dicendo che forse non è neanche legittima la sua elezione. È un libro recentissimo, per dire quanto in realtà ancora oggi, a distanza di tanti anni, no, ci siano resistenze conservatrici nell'ammettere che il Vangelo e che il cristianesimo o è sensibile ai diritti degli ultimi e condivide l'Eucaristia, cioè la comunione con gli ultimi, o altrimenti è assolutamente una religione rispettabile, ma che fa il suo servizio anche, direbbero i sociologi, di controllo sociale e di cercare assolutamente di attenuare quelle che sono le richieste di cambiamento, di giustizia, che vengono anche da tante parti della società a livello internazionale o a livello italiano. Una cosa ancora, prima di affrontare il video di Romero, che giustamente il giornalista Maurizio Chierici mi ha ricordato in questi giorni, perché il giornalista Maurizio Chierici è stato molti anni in America Latina, ha incontrato, è un laico, un giornalista che ha scritto per il Corriere della Sera, ha scritto, scrive sul Venerdì di Repubblica, ha scritto anche per l'Unità, ha scritto per, scrive per il Fatto Quotidiano, è un giornalista anziano, ma che ha una esperienza mondiale, perché dal Vietnam in poi è stato presente in tutti gli scenari di guerra. Ha incontrato 40 volte Oscar Romero nei suoi viaggi, e pur essendo lui laico, è stato utilizzato nel processo di beatificazione. Il Vaticano, per Romero come per gli altri, fa un percorso di audizione di questo, di quel personaggio, di chi l'ha conosciuto, fa delle indagini per vedere se il personaggio è davvero, ha dei titoli per essere nominato, indicato come beato. E il giornalista Chierici, che aveva incontrato, è stato sentito in Vaticano, è un testimone quindi del processo di beatificazione di Oscar Romero, mi ricordava nei giorni scorsi, quando ci siamo sentiti, una cosa interessante. Dice: guarda che è molto interessante che i beati che sta cercando di valorizzare Papa Francesco sono cristiani, ma molti sono cristiani uccisi da altri cristiani, non sono cristiani uccisi da altre religioni o dall'Islam, che oggi ovviamente ha anche una faccia violenta, ma che in realtà è sbagliato criminalizzare tutto l'Islam. Ed è molto interessante, perché anche ultimamente ha indicato alcuni martiri cristiani palestinesi, Papa Francesco, ma spesso questi martiri sono stati uccisi, appunto, come il caso di Oscar Romero, da regimi che non solo si definivano cristiani, ma persino cattolici. E è molto interessante quindi il fatto che c'è un filo che congiunge la spiritualità autentica di Oscar Romero, che ripeto, il 23 maggio in San Salvador
verrà indicato come beato da parte della Chiesa Cattolica Universale e la spiritualità di Papa Francesco. Vediamo allora questo video che ci parla un po' di Romero. Un martire della Chiesa, brutalmente assassinato mentre celebrava messa, ucciso in odio alla fede. Diventa beato Monsignor Oscar Romero, l'arcivescovo ucciso in Salvador dagli squadroni della morte nel 1980. Un sicario, un colpo secco nella cappella dell'ospedale della Divina Provvidenza, proprio mentre il vescovo alzava in alto il calice. Papa Francesco ha dato il via libera alla beatificazione firmando il decreto che l'assume agli onori degli altari. Un atto aspettato da molti nella Chiesa, mentre nel suo paese il popolo già da tempo lo considera un santo. La vita di Oscar Arnulfo Romero si divide in due parti. Prima quella di sacerdote e vescovo poco incline alla lotta per il suo popolo, poi quella che lui stesso definì una vera e propria conversione, con la nomina a primate della Chiesa in Salvador e l'inizio dell'impegno per gli ultimi, i poveri, gli emarginati, un impegno che gli costò la vita. Ecco, questo servizio ha riassunto bene un po' benissimo quello che abbiamo detto finora. Benissimo. Adesso cambiamo un po' argomento, riprendiamo il filo sul partendo da quello che dicevi tu, il volto violento dell'Islam che siamo abituati a vedere, che è quello dell'ISIS, che ha occupato e poi risparmiato fortunatamente la città di Palmira, dove sorge un importantissimo sito archeologico. Non è chiaro ancora se effettivamente siano stati allontanati dall'esercito regolare oppure se invece abbiano deciso loro di lasciare questo posto, perché in realtà poi sono andati ad invadere Ramadi, che è una grandissima città e che è anche un po' un punto strategico. Certamente. Per le loro... Beh, se i nostri telespettatori si ricordano la cartina, tra Palmira e Ramadi ci sono centinaia di chilometri di distanza, nel senso che Palmira è nell'est della Siria e è questa città straordinaria di rovine storiche. Ci sono ancora degli abitanti, 45.000 abitanti. Io sono stato a Palmira perché Palmira è sulla strada, sull'antica via della seta. Quindi partiva da Damasco, poi si andava a Palmira, da Palmira poi si passava in Iraq e poi si andava verso l'Uzbekistan, fino in Cina. È interessante la storia di Palmira perché Palmira è tuttora è un sito archeologico di primaria importanza, perché nella Siria antica è stata in realtà un punto di riferimento importante proprio per i commerci, che già ai tempi di Roma c'erano. Ai tempi di Roma, ai tempi dell'Impero Romano, noi dobbiamo sapere che la Via della Seta già c'era e quindi spesso Roma si indebitava tantissimo perché acquistava sete preziose che arrivavano dalla Cina. Palmira era su questa strada e ha una storia anche precedente ovviamente all'Impero Romano, però a un certo punto l'Impero Romano ne fa un esempio di architettura classica che si chiama greco-ellenistica. Per cui noi nel cuore del deserto, vicino ai grandi fiumi Tigri e Eufrate che passano lì vicino e poi vanno in Iraq, troviamo appunto questo sito archeologico interessantissimo, che è fatto di colonnati, di templi, che sono in modo ambivalente. Allora, per la popolazione autoctona erano dedicati a Baal, che era il dio per loro della loro religione, ma che poi contemporaneamente erano per Giove, erano per gli dei della Grecia. Quindi un sito interessantissimo. C'è una storia attorno al 300 d.C. altrettanto interessante della famosa regina Zenobia, che a un certo punto si mette in proprio e, approfittando in quel momento di un momentaneo declino dell'Impero Romano, conquista terre fino all'Egitto. Quindi la regina Zenobia fa di Palmira un centro, no, è una capitale di un impero che è durato pochissimo, che andava non solo dalla Siria, in Iraq, Palestina, ma fino in Egitto. Poi gli imperatori reagiscono romani, la fanno fuori e recuperano il controllo. Poi c'è una lunga decadenza durante l'epoca islamica, e oggi Palmira, ripeto, è stato utilizzato anche dal regime di al-Assad sotto queste splendide rovine che bisogna assolutamente salvaguardare, no, come patrimonio dell'umanità. Che cosa c'è
C'è che Al-Assad e la famiglia Al-Assad teneva i prigionieri politici e li torturava. Quindi noi abbiamo questa bellissima, no, scenografia della Palmira greco-romana ellenistica, ma sotto il regime di Al-Assad in qualche modo l'ha utilizzata fino a pochi anni fa per torturare e tenere prigionieri. L'esercito dello Stato Islamico si è avvicinato a Palmira e il rischio è, come dicevi tu, che potesse fare la fine di altri, no, siti archeologici, che in questo caso non sono in Siria ma sono in Iraq. A Mosul, che è la capitale oggi in Iraq dello Stato Islamico, un terzo della Siria, un terzo abbondante dell'Iraq, Mosul era l'antica Ninive, e che è un quartiere di Mosul. E vicino a Mosul c'è un'altra capitale assira, degli antichi assiri, che è Nimrod o Nimrud. Io ho visitato anche questi siti archeologici già quando Saddam Hussein li trascurava. Perché? Perché sono siti che sono stati in gran parte recuperati dall'archeologia italiana. Cioè noi italiani abbiamo una cultura di eccellenza nel cercare con i nostri archeologi bravissimi, soprattutto in Medio Oriente, il recupero e la valorizzazione di siti archeologici, perché lì sono nate le prime civiltà, tra il Tigri, l'Eufrate, in Siria, pensiamo anche ad Ebla in Siria, che è stata un sito scoperto e valorizzato soprattutto da archeologi italiani. Ebbene, Nimrud, così come Ninive, sono stati in gran parte massacrati, fatti a pezzi, l'abbiamo visto, dall'esercito islamico, dello Stato Islamico. Il rischio era che Palmira facesse la stessa fine. Per il momento, speriamo che sia vero, lo Stato Islamico lì a Palmira, nell'est della Siria, è stato respinto, ma lo stesso esercito, 300-400 chilometri più avanti, ha conquistato in Iraq, a 200 chilometri, forse meno, da Baghdad, una città importantissima che è la capitale della regione sunnita di Al-Anbar, che è quella che confina con la Siria e con la Giordania, che è Ramadi. Pensate che Ramadi, no, fino a 2-3 anni fa, aveva, città sunnita, 850.000 abitanti. Solo l'anno scorso sono fuggiti 150.000 abitanti, perché hanno paura di queste guerre continue, non si capisce chi entra e chi esce tra il governo legittimo di Baghdad oppure lo Stato Islamico, ed è una città però in un'area religiosa sunnita, per cui la parte della popolazione sunnita che è rimasta perché condivide l'ideologia, gli obiettivi politico-ideologico-religiosi degli sunniti, che hanno estremisti, che hanno in mano lo Stato Islamico. Adesso il governo di Baghdad pensa che forse si deve fare una controffensiva per recuperare Ramadi. Qual è il problema? Che mentre l'esercito iracheno è stato sconfitto, e anzi molti sono stati uccisi proprio dalla conquista di Ramadi da parte dello Stato Islamico, Baghdad, per poterla riprendere, chi arma? Arma la parte sciita della componente islamica irachena, con il supporto dell'Iran. Perché? Perché gli sciiti sono oggi i principali nemici dei sunniti dello Stato Islamico, e quindi c'è anche una componente, diciamo, etnico-religiosa. Da una parte i sunniti sono spaccati in due, sono una minoranza del 25% in Iraq, tra l'appoggio al governo unitario di Baghdad e però una certa complicità e anche una certa connivenza, diciamo così, con il progetto dello Stato Islamico, che appunto è in mano a al-Baghdadi, che è un sunnita radicale e che odia in modo totale l'altra componente islamica, che è quella degli sciiti. Tra l'altro c'è da dire che in questa guerra di Ramadi i soldati iracheni, andandosene, hanno lasciato comunque tutta la loro artiglieria, le loro armi, quindi un altro regalo per l'ISIS, che non se la passa male, perché anche
con il controllo di alcuni giacimenti petroliferi sta facendo parecchi soldi col mercato nero, ma anche con vendendo il greggio anche alla Turchia piuttosto che alla Siria. Per cui insomma sì. Sta comunque traendo della forza per assolutamente sostenersi e continuare il suo progetto. Ha una sua realtà statuale. Quei territori lì devono in qualche modo essere governati, lì vive gente, sia in Siria sia nell'Iraq occupato dallo Stato Islamico. E quindi è chiaro che la vita continua, l'economia continua, e uno dei proventi principali è sicuramente il traffico in nero del petrolio, anche se segnaliamo ai nostri telespettatori questa guerra strana, asimmetrica, come si dice oggi, la settimana scorsa un gruppo specialista dell'esercito statunitense ha fatto una irruzione e un'operazione mirata uccidendo in modo selettivo Abu Ayyaf, che è quello che nell'ISIS, nello Stato Islamico di origine tunisina, era il regista di tutta la compravendita in nero del petrolio dello Stato Islamico. Vedete com'è complessa, però è segnata comunque da violenza continua la situazione in quei territori, Iraq e Siria. Ecco, vediamo, ne abbiamo abbondantemente parlato, ma guardiamo anche questo video che parla proprio di Palmira, vediamo. L'antica Palmira sembra per il momento essere riuscita a sfuggire alla furia iconoclasta delle milizie islamiste dell'ISIS. L'esercito siriano è riuscito a respingere l'offensiva e le rovine del sito patrimonio dell'UNESCO, come la Via Colonnata, l'Arco di Settimio Severo e le terme di Diocleziano, sono intatte. Il timore era che Palmira, 240 km a nord-est di Damasco, potesse subire la sorte di altri siti storici devastati dalle milizie dello Stato Islamico, come già accaduto in Iraq, Nimrud e Hatra. La conferma che le antichità di Palmira sono state risparmiate è giunta anche dalla Direzione delle Antichità e dei Musei della Siria, ma negli scontri che si sono svolti intorno alla città sono morti una settantina di soldati siriani e quasi altrettanti miliziani ISIS, mentre nei villaggi e nei pressi di Palmira, dai quali l'esercito siriano si era ritirato, i miliziani hanno massacrato 26 civili, decapitandone 10. Intanto il Pentagono ha smentito la notizia dell'avvenuta conquista di Ramadi, in Iraq, il vertice occidentale del cosiddetto Triangolo Sunnita, al tempo dell'insurgency contro l'occupazione statunitense. I miliziani avevano affermato di averla sotto il loro controllo, mentre per Washington la situazione resta fluida e incerta. Nella zona sarebbero ancora in corso intensi combattimenti, ha dichiarato la portavoce della difesa statunitense. Una zona che continua a essere irrequieta, così come assolutamente privo di pace l'Afghanistan. Sappiamo che anche lì continuano, c'è stato un attentato recentemente, quindi continua l'instabilità anche in Afghanistan. Assolutamente sì. Diciamo qual è il quadro per i nostri telespettatori. Noi abbiamo perso in Italia i giornali di vista quello che sta accadendo in Afghanistan. Da quando se n'è andata o è finita l'operazione della NATO, l'operazione internazionale che si chiamava ISAF. È finita in dicembre, quindi formalmente no, gli eserciti NATO si sono ritirati e non ci sono più in Afghanistan. Ma questo non è vero, perché contemporaneamente la situazione in Afghanistan è ancora drammatica, i talebani stanno ritornando con i loro eserciti a fare attentati per dimostrare che esistono, la coalizione internazionale che ovviamente e giustamente ha finito il progetto ISAF di presenza NATO in Afghanistan, lo ha sostituito con presenze di professionisti e di militari che indirettamente devono aiutare il consolidarsi dell'esercito e della polizia in Afghanistan. Molti analisti, proprio per esempio pakistani, che sono tra i maggiori analisti di quello che sta accadendo in Afghanistan, dicono che gli Stati Uniti sicuramente non potranno neanche nel prossimo futuro ritirarsi davvero dall'Afghanistan, ma lì dovranno tenere le loro basi militari, soprattutto di tipo aereo. Ma i talebani stanno ritornando perché una parte di loro in Qatar sta trattando con il governo, no, che c'è a Kabul, il governo afghano di Kabul, ma un'altra parte che non è d'accordo
in questo tentativo di unità nazionale e di riconciliazione, che comprenda anche nel prossimo governo una parte dei talebani, stanno guardando con grande interesse, soprattutto i giovani più radicali, allo Stato islamico. Ed ecco perché gli attentati dei talebani. I talebani stanno dicendo ai giovani che gli stanno sfuggendo di controllo, a una parte dei propri militanti che dicono beh, ma allora è più interessante stare e giurare fedeltà allo Stato islamico, perché lo Stato islamico vuole davvero un nuovo progetto di califfato mondiale che mi interessa molto di più, dicono questa parte qui, che non cercare di entrare in un governo di coalizione insieme ai moderati, insieme ai conservatori islamici che ci sono al governo oggi a Kabul. Quindi è interessante dare questa chiave di lettura ai nostri telespettatori. Persino in Afghanistan lo scontro che c'è, il ritorno dei talebani, risponde da un lato alla logica che i talebani sono ancora forti e quindi prima o poi il governo legittimo di Kabul dovrà fare i conti con i talebani e magari fare un governo con loro. Ma una parte dei talebani dice no, oggi ormai è più interessante il nuovo progetto che mi propone lo Stato islamico. È in questo contesto dunque che ci sono questi attentati terroristici che tra l'altro purtroppo hanno ucciso anche un cooperante italiano. Esatto, è la guerra di chi è più cattivo praticamente. Sì, siamo in questa situazione tragica. Va bene Marco, siamo arrivati alla fine, ti ringrazio e ringrazio tutti voi per l'ascolto. Grazie a tutti voi.